effetti. Allora, quando si parla di cuneo fiscale, bisogna essere onesti dal punto di vista della finanza pubblica, perché stiamo parlando di contributi previdenziali e assistenziali in particolare. A cosa servono questi contributi previdenziali e assistenziali, che sono sostanzialmente la larga parte del cuneo fiscale? Cioè, per intenderci, la differenza tra quanto il costo del lavoro, cioè quanto paga l'impresa, e quanto va di netto al lavoratore come salario, ok? Al netto di che cosa? Al netto dei contributi e al netto delle imposte, l'IRPEF, cioè le imposte sul reddito. Una parte grossa, che è molto importante in termini quantitativi per l'Italia, è esattamente rappresentata dai contributi previdenziali. A cosa servono i contributi previdenziali? A finanziare le pensioni. Se tu mi dici taglio i contributi, taglio il cuneo fiscale, io traduco nella mia testa, taglio i contributi previdenziali, benissimo, come mi finanzi le pensioni? Questo è il punto. Perché? Perché un'altra delle illusioni che si coltivano, purtroppo sciocchina, questa è ancora più sciocca dell'altra, è questa: che il sistema previdenziale italiano sia capitalizzazione, ovvero coloro che avevano lavorato un tempo, adesso sono pensionati e hanno versato dei contributi, hanno sostanzialmente creato un tesoretto di contributi che stanno da qualche parte, che ne so, che comprano immobili, per cui hanno investito in azioni, immobili, oro, tutto quello che volete, azioni del Nasdaq, tecnologie, eccetera, eccetera. È falso, perché le pensioni italiane, come amo dire io, sono senza tesoretto, il termine tecnico è a ripartizione. In realtà, su questo, ancora una volta, sono praticamente anglofilo, oggi più del solito. Il termine a ripartizione è un po' una cacciara, non è che si capisce proprio benissimo. Io suggerisco sempre di usare o questo termine senza tesoretto, che è mio, oppure il termine inglese che è unfunded, senza tesoretto, appunto, senza fondi. Le pensioni attuali, cioè dei lavoratori attuali, dei pensionati attuali che furono lavoratori un tempo, da chi sono finanziate? Non dai contributi passati di questi lavoratori che ora sono in pensione, ma dagli attuali contributi previdenziali. Dunque, se tu mi dici, taglio il cuneo fiscale, dovresti avere la cortesia di dirmi con cosa sostituisci quei contributi previdenziali che servono per finanziare le pensioni. Qual è il problema? Che dall'altra parte ti dicono, non dobbiamo abbassare l'età pensionabile, bella quota 100, facciamo andare le persone in pensione prima, così c'è una cosiddetta staffetta generazionale. Quindi fai due cose: contemporaneamente abbassi le entrate del sistema pensionistico, dell'INPS, tanto per intenderci, e contemporaneamente aumenti le uscite, perché fai andare le persone in pensione prima. Questa non è buona economia e non è neanche buona politica. Perché? Perché tu devi dirmi chi paga. Tagli il cuneo fiscale e dimmi dove pigli i soldi. Allora forse ti credo, altrimenti, come dire, non stai raccontando ai cittadini la faccenda per intero, e ti basi tra l'altro su questa ignoranza, cioè sul far finta che il sistema, che il cuneo fiscale sia un'altra roba. Invece il cuneo fiscale è quella roba lì.